Vangelo Daily, il podcast che ci accompagna ogni giorno con il Vangelo. Buon ascolto. Mercoledì 4 novembre, dal Vangelo secondo Luca, capitolo 15, versetti 1-10. In quel tempo si avvicinarono a Gesù tutti i pubblicani e i peccatori per ascoltarlo. I farisei e gli scribi mormoravano: «Costui riceve i peccatori e mangia con loro». Allora egli disse loro questa parabola: «Chi di voi, se ha 100 pecore e ne perde una, non lascia le 99 nel deserto e va dietro a quella perduta finché non la ritrova? Ritrovatela, se la mette in spalla tutto contento, va a casa, chiama gli amici e i vicini dicendo: rallegratevi con me, perché ho trovato la mia pecora che era perduta. Così vi dico, ci sarà più gioia in cielo per un peccatore convertito che per 99 giusti che non hanno bisogno di conversione. O quale donna, se ha 10 dramme e ne perde una, non accende la lucerna e spazza la casa e cerca attentamente finché non la ritrova, e dopo averla trovata, chiama le amiche e le vicine dicendo: rallegratevi con me, perché ho ritrovato la dramma che avevo perduta. Così io vi dico, c'è gioia davanti agli angeli di Dio per un solo peccatore che si converte». I farisei e gli scribi dicono la verità su quanto Gesù fa: accoglie i peccatori e mangia con loro, ma non capiscono nulla di quanto si muove nella mente e nell'utero di Dio. Quanto avviene lo giudicano a partire dal buon senso umano colorato con un po' di Dio, ma non colgono Dio in tutto quanto sta avvenendo. Dio Padre lascia le 99 giuste nel deserto, le pecore buone che sono scribi e farisei, cioè noi che ci riteniamo bravi e buoni, per andare alla ricerca della pecora smarrita. Noi siamo ancora convinti che sentirci buoni sia la soluzione della vita. Dio sa che questo non è vero. Sentirci buoni non significa esserlo. Dio, ci dicono queste due parabole, è come un pastore che cerca la pecora scappata e fa festa dopo averla ritrovata, caricandosela sulle spalle. Non la percuote, stanco e snervato per il tempo perso a cercarla, ma la copre di attenzioni. Dio è come una brava massaia che ha smarrito una moneta e passa il tempo a cercarla finché non la trova e organizza poi una festa con le vicine per manifestare la sua gioia. Dio fa festa, Dio ci cerca, Dio è uno generoso. Nulla a che vedere col Dio piccino che portiamo a volte nel cuore, il Dio dagli orizzonti limitati come i nostri, avaro di emozioni, sempre serioso, custode del diritto e della giustizia. Nulla a che vedere con il Dio delle nostre paure e delle nostre celebrazioni a volte asfittiche, rinsecchite, zoppicanti, che non manifestano gioia, ma stanca abitudine. A Dio non spaventa che ci perdiamo, tutti si perdono in questa vita, a causa propria o a causa di altri. Il problema è farsi ritrovare. Grazie per aver meditato insieme e se questo podcast ti è piaciuto, condividilo coi tuoi amici ed amiche. A domani!